Il Montefeltro diventa protagonista di una ricerca scientifica che lo vede al centro di un progetto territoriale senza precedenti. Al centro, ma anche sullo sfondo, i paesaggi dell'entroterra a cavallo tra Romagna e Marche sono stati infatti riconosciuti come essere lo sfondo da sogno dei capolavori di Piero della Francesca, riconosciuti dunque come i territori che ispirarono il grande pittore matematico toscano. A portare a termine lo studio che rende riconoscibili i luoghi nella contemporaneità, due così definite cacciatrici di paesaggi. Piero della Francesca, venendo dai suoi committenti, che erano i duchi del Montefeltro e i Malatesta di Rimini, praticamente osservava questo meraviglioso territorio del Ducato di Urbino e ha riprodotto dietro ai personaggi questi sfondi che noi abbiamo ritrovato. In particolare Rosetta Borchia è stata la prima a individuare dietro al ritratto di Federico il monte che è nella Valle del Metauro. È stato il primo ritrovamento e il quadro identificato, poi sono venuti naturalmente tutti gli altri, pressoché quasi la totalità dei paesaggi, dei fondali di Piero della Francesca, tutti concentrati, come diceva la mia collega, lungo i percorsi, le due direttive, arterie che lui faceva per andare sia a Urbino che venire a Rimini. Una ricerca work in progress con numerosi nuovi sfondi riconducibili ad altre opere pittoriche rinascimentali ubicate in Val Marecchia, in Val Conca e nel Montefeltro, già identificate e riconosciute, da cui parte il progetto turistico Montefeltro Vedute Rinascimentali, che prevede l'allestimento di itinerari che ripercorranno i luoghi di Piero della Francesca e di altri illustri viaggiatori che hanno attraversato questi territori, con la conseguente realizzazione di punti di osservazione che illustrino i vari scenari e li associno agli artisti, lungo percorsi dove l'identità visiva diventa pura emozione. Itinerari ad hoc per viaggiatori e turisti attraverso anche la realizzazione di percorsi di accoglienza e ospitalità come locande, agriturismi e bed and breakfast. Un ambizioso progetto di marketing turistico culturale che ha l'obiettivo di valorizzare l'entroterra unito dal brand Malatesta e Montefeltro, che dalla Valconca alla Valmarecchia unisce l'Emilia Romagna, le Marche e la Toscana. In questi ultimi 2 o 3 anni, sapendo che mi sarei dovuto occupare probabilmente di questo progetto, ho visitato un po' di luoghi andando a cercare progetti simili. Devo dire che questo è un progetto unico, avere un museo in plein air in questo modo, che ogni anno si arricchisce di alcuni tasselli, come in un meraviglioso, grande, unico mosaico, che è in questo momento il Montefeltro, potrebbe ulteriormente allargarsi, significa avere appunto un museo a cielo aperto che offre il paesaggio anche entrando nei quadri con gli occhi degli artisti rinascimentali che lo hanno visto alcune centinaia di anni fa.